Sì, ciao a tutti ragazzi da Studio Camurrina. Ho appena preso l'autobus dall'hotel Open 11 fino alla stazione Pervinche, Pervinche che è vicino alla scuola dove insegno. Qui oggi purtroppo c'è una brutta giornata, piove. E mentre ero in autobus mi sono catapultato nel passato, nel mio passato. Ricordo quei brutti inverni al laboratorio Camurrina, messo lì in un angolo seduto a fare arte, a produrre, con un deserto invernale turistico. Questo mio pensiero era prima del Covid, no? Mi ricordo quei sacrifici, quel freddo, e stare lì, rimanere lì, sperando di guadagnare qualcosa. Oggi sono a Torino. Grazie a tutti quei sacrifici sono qui. Lo dico con il cuore in mano. Mi ricordo quando anche la gente, no? Dicevano, ma basta stare sempre qui ogni giorno, bisogna prendere qualche giorno libero. E io lì che non sapevo che fare, perché dovevo pur pagare quello che c'era da pagare e rimanere lì. E poi il mio premio arrivava, il mio piccolo premio. Arrivava e sono riuscito sempre a pagare tutto quello che c'era da pagare. Oggi, come dicevo, sono qui a Torino, sono docente. Quest'anno ho già insegnato in 5 scuole. Non dimentico mai le mie radici, mai il mio passato. Chi sono stato e cosa ho fatto per essere quello che sono oggi. Non capisco perché mi sono trovato poi sempre davanti tanta gente invidiosa, ma invidiosa di nulla. Cioè ero lì con i miei sacrifici, stanchissimo, ogni giorno, lavorare per Natale, per Pasqua, in tutti questi anni. Non ho mai capito dove nasce l'invidia di un qualcosa così umile, che era mio ed è mio. Vi racconto ciò come testimonianza sia spirituale che umana. Un saluto da Studio Camurrina, ragazzi. L'invidia e dei cornuti. Ciao!